Allora amici, eccomi di nuovo con lo Charlie Baby, l'ho portato fuori perché c'è il sole e volevo farvi vedere che meraviglia di colore che è, perché in appartamento con la luce artificiale credo che non merita molto. Qui potete vedere che meraviglia di arte, che meraviglia di colori, di abbinamento di colori che è lo Charlie Baby, l'Oncidium. È un'orchidea danzante, non so se vedete perché, adesso vi faccio vedere quanto è fino il gambo e quanto è lungo, veramente è lungo, penso 80 centimetri, un metro da terra, e quindi è talmente fino come gambo, guardate quando nasce, quando è fino, quando è piccolo, l'ombra è la mia, guardate quando è fino come busto. Il gambetto del fiore, quello il fiore è ancora chiuso e col sole rende il colore che in appartamento con luce artificiale non riusciamo a dare. È tra il rosso mattone, il magenta e è qualcosa di fantastico veramente. Il profumo abbiamo già detto nel video precedente. Questa è l'altra pianta che aveva i fiori chiusi, come ho messo nel video. Si sono aperti tutti, guardate che meraviglia di colori, guardate. C'è quel giallo all'interno, quel rosso mattone, quando appena sbocciati diventa quasi rosso, poi diventa mattone, guardate che roba. Vedete che ha questa specie di pennazzetta, di bannelletta, tipo il Miltonidium e Panther Daylight, ma è diverso. Sembra più, vedete, tipo un disegno di una poltrona con i braccioli sopra. Qualcuno ci vede anche una persona, una fata. Ci possiamo vedere un po' tutto. Guardate che meraviglia, che colori. E questo per dimostrarvi, ecco, con la luce fuori. Vedete come balla, come danza. Questa se la portate fuori, accertatevi che sia tutto ben stabile, perché sennò questo gambo così esile, questi fiori così ballerini. L'Oncidium è stato definito da Rebecca Norton, che ha scritto il libro, come qualcosa di affascinante. Qualcosa di aff è l'Oncidium proprio che ha questa caratteristica di fiori così particolari. A cinque punte, 3 più 2 sotto, sono i sepali, o i petali. Meraviglioso proprio. Bene, ve lo faccio vedere perché ho visto i vostri commenti che vi ho quasi invogliato. Allora mi sono detto, sai che faccio? Vi faccio invogliare direttamente perché non potete perdervi questa spettacolare fioritura. Guardate che roba. Questo ha bisogno, rispetto alle Phalaenopsis, ho visto i vostri commenti e rispondo anche ai vostri commenti, mezz'ombra sì. Ma questa rispetto alle Phalaenopsis di luce ne vuole talmente tanta che fa paura. Considerate che lo stelo mi va a puntare la lampada, quindi andandomi a puntare la lampada artificiale mi tocca spostarlo, vabbè che poi lui per natura, vedete come lo lascio, cade perché cade giù per fortuna, ma quando è come questo qui in via di, guardate, quando è come questo qui in via di crescita, mi va a puntare direttamente la lampada, mi va sotto i LED. Per fortuna che il LED non scotta tantissimo, se no l'avrei disintegrata come pianta, come fiore, come tutto. È ballerina proprio per via, guardate che spettacolo che fa come movimento. Però ecco, io vi volevo con i colori, col sole, farmi invogliare direttamente. E chiudere qua il discorso di non pensateci due volte, date la stessa condizione di una Phalaenopsis, assolutamente stessa condizione, l'importante è che i bulbi li mettete mezzi sotterrati perché praticamente è in crescita, questo è il primo, il secondo poi viene sempre più su fino a che ha bisogno di essere quasi semisommerso, questo è il discorso delle radici che vi facevo vedere. Però ragazzi, non perdete tempo, prendetela. Lo Charlie Baby è qualcosa di tremendo, di spettacolare, di bellissimo. Guardate il fiore come è confezionato prima di aprirsi.
così lo confeziona la natura. E poi eccolo qua, sembra quasi rosso, è fantastico. Vabbè, sono riuscito a invogliarvi? Compratelo e poi fatemi sapere come vi trovate, che rispondiamo a qualunque dubbio, perché i dubbi non ci possono essere. Già la vita è piena di dubbi, quei fiori no. Benissimo, grazie di avermi seguito, a presto.